Buongiorno a tutti, quest'oggi siamo di nuovo sul campo perché stiamo per portare a termine il primo approccio con la nuova Giant Rain APU, quindi bicicletta da enduro a pedalata assistita. Prima cosa che voglio farvi notare, siamo qui a Como e nel primo pezzo di salita abbastanza ripido. La sto provando in turbo e la prima grande novità caratteristica del nuovo motore, in collaborazione con Yamaha, oltre naturalmente la compattezza, è l'assenza di rumore forte. Il resto vi posso già dire che l'impostazione è davvero fatta bene. Appena su in sella, con i minimi accorgimenti, ci si rende conto che ci si trova subito a proprio agio. Impostazione da enduro cattiva, naturalmente. 70 mm anteriore con ruota da 29 e 160 27,5 posteriore. In questo caso la novità di questo test è che, come tanti comunque mi chiedono spesso a livello anche di negozio, stiamo provando una versione dall'ottimo rapporto qualità-prezzo e non per forza la top di gamma. Anzi, questa è la versione 2 che secondo noi rappresenta il miglior compromesso, ha un reparto sospensioni eccezionale, non top di gamma, chiaramente come allestimento, ma davvero eccezionale. Vi faremo vedere sul campo come lavorano, secondo me eccezionali. E niente, quindi questo test è votato a farvi vedere come funziona questo nuovo telaio, ma soprattutto questo allestimento intermedio. Siamo sui 5.000 euro di vendita netto, come funziona e che capacità ha. Quindi state connessi, grazie. Giornata di ottimo contesto per il colore dark cattivo di questa nuova Giant Rain APU versione 2 2021-2022, scusate. Siamo qui per la prima uscita. Abbiamo già preso un po' di approccio con la posizione in sella, facendo la prima salitina, e devo dire che sicuramente è pensata per dare comfort di posizione da subito a chiunque, previ appunto minimo di settaggi. È davvero comoda, direi, pensata ottimamente per attaccare in salita ma anche in discesa. Naturalmente non la consiglierei ai neofiti perché l'angolo di sterzo di 63 gradi,7 uniti alla ruota da 29 anteriore la porta a dover avere una guida abbastanza aggressiva sull'anteriore in discesa. Adesso la proveremo meglio per la prima discesa vera e propria, però tutto per quello che riguarda la posizione di seduta, grazie a un tubo piantone molto eretto che dà comfort di appoggio anche con l'anteriore, con un reach non eccessivo, è davvero ottimale. Ripeto, bisogna imparare a caricare bene l'anteriore in discesa, però stiamo parlando di una bici da enduro spinta, 170 ruote 29 anteriore, 160 27,5, quindi configurazione mallet posteriore. Quindi decisamente ci sta il fatto di dover imparare a essere aggressivi. Come detto nel live di attacco, abbiamo deciso di tirare fuori questa test bike perché vogliamo farvi sapere come funziona bene e che ottimo livello di assemblaggio ha anche la versione 2, un assemblaggio di media gamma che siamo intorno ai 5.000 euro di vendita. Soprattutto per quanto riguarda il reparto sospensioni, ottimizzato tramite una ZEB RockShox costelli da 38 anteriore e il nuovo Floatix posteriore da 160 mm, ottimizzati grazie a un sistema posteriore maestro che dà subito comfort, la nuova versione molto rigido, possiamo vedere rinforzi con una biella d'attivazione in full carbon per dare ulteriore rigidità. Questa unita appunto a questo telaio con queste nuove geometrie dà subito comfort di posizione e di discesa, quindi di utilizzo della bici.
Abbiamo notato anche un ottimo assemblaggio per quanto riguarda il cambio. Su questo livello di prezzo abbiamo un GX con comando anche sempre della serie GX, serie e-bike, naturalmente uno scatto alla volta, ma davvero efficace, veloce e ottimizzata. Anche il cockpit di casa Giant, con un manubrio da 800, diametro 35 e il giusto up sweep e back sweep, e il rise con attacco corto da 5 per la versione in taglia M, naturalmente poi si allunga da probabilmente da 4, scusate, in taglia M contro il 5 della L, per cui parliamo proprio di un allestimento ottimizzato. La sensazione che dall'inizio è veramente, ragazzi, bella, la zero, con le sospensioni Factory, allestimento top così, ma questa non ha niente da invidiare. Per 5.000 euro per me è l'opzione migliore in questo momento sul mercato per una bici d'enduro a pedalata assistita. La tiri fuori dal cartone ed è pronta all'uso. Adesso andiamo giù a farvi vedere come funziona. Eccoci pronti alla prima discesina di approccio sulla nuova Giant Rail EP2. Vediamo come va. Peso c'è, ma devo dire che non nasconde decisamente bene, è bella agile nonostante anche la geometria decisamente moderna e aggressiva. Naturalmente dovrò prenderci un po' di confidenza, però ripeto, la bici si sente che è stata pensata per dare un'ottima resa a chiunque. Il feeling più veloce possibile da prendere e da mantenere poi nel tempo, naturalmente lo si percepisce nettamente questa nuova approccio da parte di Giant, dove in realtà aveva curato altri aspetti nelle precedenti versioni. Qui si vede ottimamente il realizzo di una bici per andare forte in discesa, ma anche per dare confidenza immediata. Primo saltino. Decisamente piantata per terra, anche nello stretto non risulta così goffa. Vediamo questi tornantini qui, si poteva mollare di più. Altro salto, woohoo! Top. Di tornantini è davvero ottima. Guardate questo, come nonostante il peso, come riesca ad affrontare. Il bilanciamento dei pesi è, direi, ottimizzato. Adesso c'è un altro bel salto, vediamo come va. In salita, top. Dicevamo, vogliamo mostrarvi come funziona l'applicazione per poter gestire la bicicletta. La connettiamo, connessa, schermata principale, abbiamo 15% di batteria, abbiamo le impostazioni delle bike in cui possiamo andare a modificare in primis il tuning di
di assistenza del motore con i 5 livelli. Ogni livello ha un settaggio di predisposizione predisposto, e quindi possiamo fare dal 50 fino al 400% di spinta in watt che dà il motore rispetto a quelli che noi diamo sui pedali. Molto facile il settaggio, quindi come vedete possiamo toccare questi livelli. L'impostazione di base ti dà il 75, 125, 175, 250 e poi il 400. C'è anche la possibilità appunto di aggiornare il sistema, di fare un check-up completo dei vari elementi. L'aggiornamento si può fare diretta e può fare anche da tracking direttamente per darvi i propri dati di utilizzo. Quindi un ulteriore vantaggio da parte di Giant e un'opzione avanzata su una bicicletta dal costo veramente appetibile. Volevo fare un'ultima conclusione per questa prima prova sul campo della nuova Giant Rain E+. Come detto all'inizio del video, abbiamo voluto provare la versione 2 perché per noi rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo e per far comprendere che anche una bicicletta da 5.000 euro, specialmente se offerta da Giant, presenta tutti i componenti necessari per la pratica della mountain bike, in questo caso dello specifica enduro discesistica spinta. La bicicletta, quindi, in generale offre un feeling eccezionale, pensata proprio per dare confidenza dall'inizio, sentirsi a casa, come soprattutto impostazione di seduta e anche di guida. C'è un approccio un pochettino da imparare da enduro moderna con 63,7 di angolo di sterzo anteriore, 170 e 29, bisogna molto caricare l'anteriore. Questo però è proprio stato pensato in combinata per un'agilità data da un posteriore abbinato a una ruota da 27,5, un carro corto compatto, che se andiamo a caricare decisamente l'anteriore avremo una bici molto agile che nasconde nettamente il suo peso. Unita poi all'efficacia dei sistemi dell'unità di sospensione, Zebra anteriore e il nuovo Flutix dietro posteriore, ottimi. Il carro posteriore brevettato Maestro, una nuova versione che ha unito oltre all'efficacia anche una grande rigidità torsionale, quindi un'ottima efficienza per copiare piccoli e grandi impatti. Direi che è una bici spettacolare. Ho un primo confronto e al pensiero è andato al recente test che abbiamo fatto della nuova Yeti e-bike, una bici che costa il doppio e devo dire che la differenza non si nota. Letteralmente non si nota, quindi vi invito a valutare bene l'acquisto di una bici fatta bene, col giusto prezzo. Anche i freni siamo riusciti a farli funzionare molto bene e quindi vi invito a venire in negozio e toccarla con mano e parlarne insieme e volendo anche provarla insieme. Ciao ragazzi!